8. Buongiorno. Buongiorno. Tagescreme. Oh, ok. Bolognese. Eh? Bolognese. Balanza. Crema da giorno. E il brocchetto. Giudici. Cioccolacci. Profumo. Un profumo. Flora by Kenzo. Flower è il profumo di oggi. Grazie. Prego. Un profumo. La crema Balanza. Crema rigenerante, illuminante. Ah, ci sono pigmenti qui dentro, ci sono brillantini qui dentro, per questo è illuminante. Ma io non so, questa è la linea più cara di Dr. Hauschka ed è quella fatta peggio. Ma perché? Perché? Niente. Numero 2 cioccolati. Perché? Sì. Giusto, certo. Oh, ok. Mi sbaglia. Vabbè. Wieso, schlimm? Non lo so. Mentre continua l'esecuzione di questo disegnino, io vorrei parlare un po' dell'intera linea qui di Dr. Hauschka che si chiama Rigenerazione. Allora, secondo un modo di pensare è vetusto e anche un pochino orientato verso un certo lato, un modo di pensare che inneggia ad un'etnia invece che un'altra, insomma, secondo un certo modo di pensare, lanciarsi alcol in faccia, permette la rigenerazione, della pelle, perché naturalmente l'effetto è talmente tanto traumatico che la pelle immediatamente tenta di porre in atto una reazione in modo da riparare i danni. E questo si nasconde dietro al nome rigenerazione, o come vedete scritto qui, rigenerazione. Tutti i prodotti di questa linea hanno l'alcol o al primo o al secondo posto, cioè sono tremendi, vedete anche qui. Questo è un modo di pensare antico, ma più che antico, tradizionalista, legato ad una certa corrente anche politica. Chi vuole capire, capisce. Vediamo dove ci troviamo con il disegnino. Coniglietto. Coniglietto. Coniglietto zinc. Il coniglietto canta nella neve con la sciarpa. Invece Schal, Mutze und Tannen. Con la sciarpa, il cappellino, il berretto e l'abete. Ecco, questo è il risultato finale. Il coniglietto che canta e balla con tanti piccoli abeti, un po' piccoli, un po' tanto piccoli.
Questa era una filiale della banca, della casa di risparmio tedesca. Guarda che bei dintorni. Tutto stracciato, tutto rotto, aspetta, perché secondo me non si vede bene, c'è l'albero. Vedi? Tutto un po' rotto. Questo palazzo in estate non esisteva. Qui nel mezzo, fra questo palazzo e questo palazzo, lì dove c'è il palazzo bianco, un po' rientrato, c'era una chiesa. Una chiesa in stile anni 60, tardi anni 50, inizio anni 60. Uno dei tanti negozi di insalate senza senso, questo è il palazzo che sorge dove prima c'era la chiesa. E a Isu. Yeah, okay, porta onigiri. Oh, le borsine. Ah, ok, perfetto. Te scenda. Esistono i pesciolini? Sì. Tanti. Ristorante vietnamita, vietnamese ristorante. Ci sono tanti ristoranti vietnamiti in Germania.
Fox. Sprachen. Oh mio Dio. Buonasera signora. Insomma, io ho aspettato tutto questo tempo che arrivasse la consueta collezione natalizia di Terra Natura e si tratta solo di smalti, tra l'altro carissimi. Che sfortuna, che brutto, però soldini risparmiati. Tutto bene.